Folta partecipazione di pubblico questa sera al Centro Congressi Marconi di Alcamo per l'incontro intitolato Un pigmeo tra i pigmei, per ricordare padre Pietro Lombardo, missionario alcamese, deceduto 10 anni fa. Si ricorda ad Alcamo, al Centro Congressi Marconi, un missionario locale che tanto ha fatto per le popolazioni dell'Africa più disagiate. Padre Piero Lombardo, ce lo ricorda Ernesto Di Lorenzo. Ciao Ernesto, in qualità di editore ma anche di profondo conoscitore, se così posso dire, di questa persona che sfortunatamente proprio 10 anni fa perì a causa di un incidente stradale a Roma. Sì, allora è il decennale della morte, appunto, e pensiamo di ricordare una figura straordinaria, una figura che ha dedicato 40 anni di vita ai pigmei della foresta del Lituri, nella Repubblica Democratica del Congo, una vita dedicata veramente agli ultimi, facendosi lui stesso ultimo fra gli ultimi, una vita dedicata ai pigmei, facendosi, come diceva lui, pigmeo tra i pigmei. Padre Lombardo è stato veramente un prete in prima linea nel sud del mondo, un apostolo di frontiera, un seminatore di speranza e un paladino anche delle minoranze etniche, quali appunto le popolazioni nomadi dei pigmei dell'Alto Congo. Tra l'altro, padre Lombardo è autore di un libro, certo possiamo dire autobiografico, no? Sì, appunto, Pigmeo tra i pigmei si intitola ed è un'autobiografia, ma è anche un saggio antropologico e un reportage fotografico, perché lui era molto attento a studiare le tradizioni, i riti, le consuetudini delle popolazioni nomadi. Anzi, lui diceva che un missionario dovrebbe essere prima di tutto un antropologo, e lui aveva studiato antropologia prima di partire per il Congo alla fine degli anni 60, a Roma, a Parigi, a Bruxelles, e poi iniziò appunto la sua attività missionaria sul campo, condividendo con i pigmei la loro vita, quindi le loro tradizioni, i loro rischi, i loro disagi, una vita anche di vessazioni, perché i pigmei erano anche schiavizzati dagli stessi Bantu, quindi dagli stessi africani. Padre Lombardo, con la sua attività, con la missione di Biakato, creando un ospedaletto, delle classi per i bambini, dei laboratori di artigianato, ha cercato appunto di riscattare queste popolazioni. Questa sera qui con te, quindi chi interviene? Vediamo in prima linea la partecipazione dal punto di vista organizzativo di Club Service Unit 3 di Alcamo e anche artisti o comunque personalità che anche con la musica cercano di ricordarlo adeguatamente. Sì, dunque il Kiwanis, il Rotary Club e l'Uni3. La nostra è una serata con un taglio un po' teatrale, un reading durante il quale verranno proposti alcuni brani tratti appunto dal libro di Padre Lombardo, quindi sarà lui stesso a raccontare la sua vita, brani che verranno letti dall'attore Antonino Sanclementi con un commento musicale curato da Giuseppe Internicola. Ernesto, in chiusura c'è qualche iniziativa che si sta portando avanti per ricordare anche, non so, un'intitolazione, padre Pietro Lombardo, conosciuto anche come padre Pierre, giusto? Padre Pierre, perché così lo chiamavano i suoi fedeli in Congo. No, non mi risulta che ci sia un'iniziativa ufficiale in questo senso di intitolare una strada o non so, una struttura scolastica. Questo non mi risulta. Posso dire che questa serata noi contiamo di riproporla anche in altre città, in questo senso abbiamo avuto già dei contatti e quindi io dal mio punto di vista di editore spero di portare avanti queste iniziative per ricordare una figura eccezionale che lascia una grandissima eredità morale. Lui diceva sempre che nella vita tutto ciò che si fa con entusiasmo, con gioia, con purezza di cuore non è mai vano e che bisogna avere sempre il coraggio di essere se stessi, il coraggio delle proprie scelte, delle proprie idee, fino alla fine a qualunque cosa. È quello che lui ha fatto. E c'è chi sta continuando questa sua opera missionaria comunque. Sì, certo, sono i suoi confratelli nella diocesi di Butembo, ma sai, il Congo è in una situazione davvero drammatica e purtroppo della missione di Padre Lombardo rimane poco o nulla, però lì è sempre presente questa realtà anche di Comboniani o di altri ordini religiosi e quindi il processo di questa evangelizzazione, di riscatto di queste popolazioni comunque continua ad opera di altri operatori di pace. Monsignor Aldo Giordano, arciprete della Chiesa Madre di Alcamo, che cosa ricorda di padre Pietro Lombardo?
Pino Lombardo mi ha aperto la via al senso della missionalità della Chiesa. È una persona carissima nel periodo della mia giovinezza. Quando a 18-19 anni frequentai il gruppo che lui aveva fondato di giovani, con i quali trascorreva l'estate, o con una settimana di preghiera, no? E ricordo la settimana che abbiamo fatto a Geraci, Sicula, dove stavamo nel silenzio e nella meditazione e approfondimento di tutto il mondo della missionarietà. Mi hanno segnato moltissimo invece le due altre attività che abbiamo fatto, l'attività di raccolta stracci per sostenere le missioni, cioè un gruppo di giovani molto motivati e impegnati, andavamo a raccogliere casa per casa gli abiti dismessi e poi si vendevano, ma era anche un'occasione per vivere nella comunione, nell'impegno per i fratelli, lo sguardo rivolto ai nostri fratelli d'Africa dove lui svolgeva la sua attività. Una di queste attività è stata ad Agrigento, dove mi sono accorto anche della povertà che il quartiere di Agrigento viveva in quel periodo, e un altro a Bagheria. Sono esperienze giovanili, di gioventù esaltanti, che lasciano il segno, e questo è stato a questo mondo mi ha aperto proprio lo sguardo, mi ha aperto lo sguardo proprio Piero Lombardo, verso il quale avevo una grande attenzione e venerazione per quest'uomo che veramente ha vissuto per le missioni. Ha scelto tra i popoli dell'Africa forse quelli più bisognosi e mi ha insegnato anche ad apprezzare la cultura che non è la nostra, dove mi ha detto che la differenza che esiste che non ci sono grandi differenze tra le culture, la cultura si valuta dai valori che porta. E mi ha portato alcuni esempi della vita missionaria, di come loro per esempio gestivano i beni comuni, dove mi ha fatto capire che e loro erano molto più avanti in civiltà di quanto siamo noi. Qui non racconto il fatto perché andremo per le lunghe. E l'altro mi ha fatto capire cosa significa annunciare il Vangelo. E il Vangelo è veramente liberante. Anche qui mi portò alcuni esempi delle abitudini di questi nostri fratelli, i pigmei che stavano nella foresta, che erano veramente disumani. E che il Vangelo invece, introducendo il valore della persona, riusciva a essere fermento di liberazione. Rimane in me questa figura eccezionale. Io ho poche fotografie che tengo nel mio studio, pochissime. Una di queste foto è proprio quella di Piero Lombardo, che è esattamente quella che poi è stata utilizzata per questo momento di incontro e di riflessione sulla figura, la persona di Piero Lombardo, che purtroppo è stato vittima di un incidente stradale ad un'età, era relativamente ancora giovane. Sì, ha avuto un incidente stradale, aveva cominciato a perdere un po' l'orientamento, quindi soffriva di qualche cosa. La sua vita è stata spesa per i pigmei ed è finita anche a conclusione di questo percorso, perché ha voluto rientrare in missione e rientrando alla missione si è ritrovato in questa situazione che lo ha portato alla morte. Ricordo che lui veniva, di tanto in tanto veniva in Italia sia per l'azione missionaria, l'animazione missionaria presso i giovani e tra i giovani, ma anche per curarsi. Qualche volta si prendeva una malattia della zona equatoriale, insomma. Veniva, andava a curarsi in Francia e quando era guarito e aveva trovato quindi il modo di guarire, ritornava in missione e portava
la cura sua la condivideva con i suoi pigmei. Quindi così era la sua vita, no? Spesa per questi nostri fratelli. Ha concluso la sua vita anche in coerenza, diciamo così, la sua coerenza con la missione, anche se non stava bene bene, che non tutte le forze lo accompagnavano, però ha voluto dare fino all'ultimo la sua vita per questi nostri fratelli, tra i più bisognosi dell'Africa. E anche più atipici, diciamo così, perché difficilmente si aprono al nostro modo di vivere occidentale, insomma. Ecco. La Chiesa lo ricorderà con delle forme ufficiali, ecco. Ma guardi, certe persone si portano nel cuore, non hanno bisogno di grande, diciamo, di grande manifestazione. Anche questa qua, certo, servirà a far conoscere la preziosità di questa persona. E poi per il resto, sa, quello che conta è rimanere in quel libro che Dio ha, che sarà aperto, come dice l'Apocalisse, alla fine dei tempi, dove entreranno a far parte del regno di Dio coloro che sono scritti in questo libro. E penso che Pietro Lombardo sia scritto in questo libro. 35 gruppi bigmei che abitano nel territorio della missione di Mungibere, vivendo tra di loro periodi più o meno lunghi. Il popolo della foresta è nomade. La ricerca della selvaggina, del miele, degli insetti commestibili, dei frutti selvatici, dei tuberi di ogni specie. È questo il lavoro che i bigmei sanno fare e ad esso è legato la loro sopravvivenza. Una volta che la zona si è impoverita, è gioco forza a togliere l'accampamento e spostarsi in una zona più ricca. Il nuovo Kumbe, accampamento. Ma riescono a farlo anche in mezza giornata. Hanno bisogno di pochissime cose e la loro dimora fissa è la foresta. Da settembre a gennaio, durante le piogge, vivono lungo le strade carrozzabili. Da gennaio a maggio scompaiono nella foresta. In maggio-giugno sono di nuovo vicini al villaggio. Spesso però amano spostarsi e scompaiono improvvisamente, qualche volta senza lasciare traccia. Chi vive con loro deve quindi farsi nomade come loro. Con il catechista Monza ho scelto di diventare nomade. Per vivere come loro abbiamo percorso decine di chilometri a piedi e in piena foresta. I parenti più vicini a padre Pierre non se la sentono di rilasciare un'intervista e sono visibilmente commossi al termine di questa serata, però c'è chi ha conosciuto bene appunto questo sacerdote così impegnato e che ha fatto tanto nell'opera missionaria. E allora io direi di passare alle vostre presentazioni, abbiamo qui con noi. Io sono Maria Angela Provito, sono sposata con Santo e io ho conosciuto padre Pietro negli anni 70 quando ero una ragazza e lui per me è stato l'immagine della Chiesa come dovrebbe essere, una Chiesa verso i poveri, una Chiesa verso gli ultimi, verso i più piccoli, verso gli emarginati. È una figura di missionario che non ha mantenuto nessun privilegio perché era missionario, ma si è fatto ultimo con gli ultimi, povero coi poveri. Quello che ha fatto e vissuto padre Pietro poteva fare solo lui con l'aiuto del Signore, perché era una persona piena di fede e di amore verso Dio e verso i fratelli. E questo ci ha comunicato e ha sempre, diciamo, stimolato ad essere... a unire la preghiera all'azione, essere cristiani in questo senso, e io lo ringrazio perché ha dato una svolta anche alla vita mia giovanile, che poteva prendere un'altra strada, invece ho preso una strada corretta, giusta, grazie anche alla sua testimonianza. Ecco, passo anche a lei che è il marito, giusto? Passo a lei la parola. Com'è avvenuto? Insomma, come vi siete conosciuti con padre Pierre? Voi siete intanto di dove esattamente? Io sono di Gangi,
e Maria Angela di Castellana, abitiamo a Castellana, quindi siamo nel Parco delle Madonie, diocesi di Cefalù. Io tramite Maria Angela l'ho conosciuto poi effettivamente nel 94, l'anno ci siamo noi sposati, l'anno del servizio di Rai 2 proprio nella foresta del Lituri. Che dire, che mi ha preso subito il cuore, come confermo la testimonianza di Maria Angela, che mi ha fatto, come dire, mi ha comunicato, testimoniato la parte autentica della Chiesa, ma anche dell'essere uomo. Era un piacere stare con lui, confrontarsi, collaborare, una persona dalla personalità forte, e quindi comunque ci sintonizzava in comunione con il Signore. Era un piacere stare con lui, collaborare con lui. E come dicevamo poco fa nella testimonianza, questo suo entusiasmo, questa sua convinzione a credere in Dio e quindi credere nell'uomo nonostante tutto, la sapeva testimoniare, comunicare a tutte quelle che lui entrava con cui entrava in relazione, dalle istituzioni alle comunità, con le mostre etnoantropologiche, ai giovani, alle scuole, con le adozioni, ma riusciva ancora oggi, dopo 10 anni, nominiamo Padre Pietro Lombardo, la gente lo ricorda con un sorriso e veramente con un omaggio autentico. Lei ha giustamente citato un documentario, un servizio di Rai 2 di cui vediamo le immagini che sono state proiettate proprio questa sera, ma si tratta di un servizio di 30 anni fa, però sembra quasi di averlo qui con noi vivo, Padre Pierre. Sì, ricordo proprio il grande giubileo del 2000. Quando c'è stato l'incontro a Gioventù a Tor Vergata con San Giovanni Paolo II, eravamo a casa nostra, c'erano con noi Padre Pietro, e Giovanni Paolo II stava già male e lui ha detto questa cosa che era un riscontro di quello che provavamo tutti. Ecco, l'incontro con i giovani dà nuova vita al nostro Papa, ma dava vita anche lui invece trovava questa vita fra i fratelli Bighimei, era il suo mondo.